Devo essere brava a trattenere le lacrime, non piangere. Penso che se ho pubblicato questo video, se pubblico questo video sicuramente sarà andato tutto ok, tutto bene. E penso che abbiate già capito, non so neanche come lo potrei chiamare questo video, non lo so. Però sono troppo contenta. Allora, sono ancora all'inizio. Per chi ancora non ha capito, da come dicevo sempre nei video, io e Paolo eravamo intenzionati di voler comprare casa. Stavamo alla ricerca delle case, tante volte vi ho portato anche con noi a vedere le case. Però mai trovavamo quella che a noi ci colpiva. E finalmente posso dire la prima parte di questo lungo traguardo, perché dico lungo perché adesso ho superato tanto la prima parte, ma si può dire che è la parte più difficile di quando si fa il mutuo. Noi inizi marzo, non inizi marzo, no, metà marzo, vabbè, comunque oggi è il 1° di aprile. 10 giorni, no, 11 giorni fa, giusto 11 giorni fa, non mi ricordo preciso il giorno che abbiamo fatto, abbiamo firmato le carte per poter fare la pratica del mutuo. E oggi, 1° di aprile, è arrivato l'email dicendo che la delibera era passata. Non ci credo ancora, io ancora non ci credo, fino a mo' pianto come una bimba. E niente, adesso devo aspettare un'altra ventina di giorni per sapere l'altro esito e io non ci credo ancora. Quindi diciamo che da qui a un mese, in teoria, se tutto va bene, avrò le chiavi in mano di questa casa. Chiudo qui, spero che tra 20 giorni riattiverò questo video dicendovi che abbiamo chiuso tutto, nel senso della banca è stato accettato tutto sia dall'una che dall'altra. E poi ci sarà soltanto il notaio, rimasto soltanto il notaio. E quindi incrociamo le dita e non posso dire incrociate le dita per me, perché quando vedrete questo video vuol dire che io ho già le chiavi in mano, quindi perché solo lì pubblicherò questo video, non lo vorrò fare prima, diciamo per scaramanzia, raga. Quindi vabbè, raga, vi saluto, ci vediamo tra 20 giorni, 20 giorni se vi dirò sì o 20 giorni se vi dirò no. Speriamoci. Un bacio. Ragazze, eccomi. E niente, ho rivisto casetta. Bella, mi piace. E vabbè, ovviamente se non l'avrei mai scelto, però più vado là dentro, più mi innamoro sempre di più. È venuto il perito, abbiamo fatto tutte le procedure che c'erano da fare. Ora ci stanno da fare altre procedure che vabbè, non vi sto più a spiegare perché sennò diventa un po' noioso questo video. E niente, adesso questo passo del perito l'abbiamo fatto, tutto ok. Ora ci è rimasto solo che la seconda banca, quello che vi spiegavo con il 100%, un po' un giro, ci dà la conferma del tutto. E quindi oggi partono le pratiche per la seconda banca, e quella del 15, del 20%, quindi però quella ci vuole un 15 massimo 20 giorni di tempo per darci la risposta, quindi saranno altri 20 giorni più lunghi della mia vita, veramente peggio di un parto questa cosa. E niente, raga, sono felicissima, voi neanche potete immaginare, e ogni volta che mi fermo e dico devo registrare per YouTube, non ci posso credere che dico, cioè veramente sto continuando il video, perché se continuo il video vuol dire che tutto va ok, cioè tutto sta andando perfetto. Il prossimo video sarà la banca, sarà tutto ok. Oddio. Oddio, ragazzi. Io ancora non ci sto credendo. Oddio, finalmente, dopo quasi 3 mesi, non ce la facevo più ad aspettare. È arrivato quel messaggio che stavo attendendo. Finalmente mi hanno accettato la casa. Ancora non ci sto credendo. Manca l'ultimo passo, il notaio. E finalmente posso realizzare il mio sogno, sono tanto così, raga, non ci sto credendo.
sto impazzendo. Non so come descrivere l'emozione. Basta, raga. Volevo soltanto dirvi questo. Basta. Ci vediamo al prossimo video quando uscirò dal notaio. Oddio, non ci credo. Al prossimo video. Un bacio. Ragazze. Oddio, io ancora non ci sto credendo. Raga, è arrivato il giorno. È arrivato il giorno che io chiuderò l'atto. Cioè, mio marito chiuderà l'atto, non io. Quindi alle 9:30 abbiamo l'appuntamento da notaio. Sono le non so che ora, comunque sono tipo le 8:30. E io sono già pronta, ovviamente. E adesso devo preparare al piccolino e al grande. Quindi ancora non si sveglia il grande. E comunque, raga, sono emozionatissima. E comunque, anche se senza dirvi niente, comunque vi ho portato con me in questi giorni così speciali, in questo lungo traguardo, perché per voi è pochi minuti, per me è un lungo traguardo, sono la bellezza di 4 mesi. Il 17 di giugno, scusami, di luglio faceva giusto 4 mesi che da quando ho firmato le prime abbiamo firmato le prime carte per far partire il tutto. Quindi 4 mesi di pena, 4 mesi di silenzio che non vi ho potuto dire niente, ragazzi. Questa cosa mi ha fatto veramente male perché io sono una persona che quando c'è una cosa bella la voglio condividere con tutti, però purtroppo, dato le esperienze che ho avuto, ho preferito stare zitta, tacere fino all'ultimo, fino a quando non avevo le chiavi in mano. Quindi per favore capitemi, non mi dite male, non mi odiate, però ragazze, zitto zitto vi ho portato in tutte le parti, vi ho portato con me ovunque, vi ho fatto provare tutte le sensazioni che ho provato, cioè vedere tutte le sensazioni che ho provato, tutte le emozioni, non vi dico, fortissime. E oggi è un giorno molto importante per me, veramente, cioè in realtà per me e Paolo, però adesso beh, ci sono soltanto io, quindi parlo solo di me e sono troppo felice, raga, non vi dico l'emozione, non vi dico. Quindi la prossima volta che finalmente attiverò questo video sarà finito tutto, raga, non devo piangere, sono mascara cara, è come una festa, non ho pensato di prendere una mascara waterproof, cioè non ci avevo pensato perché avevo detto piangere, no? Però vabbè, basta raga, la finisco qui perché sennò come al solito esce un video lunghissimo e niente, la prossima volta vi vedrete così, quindi finiamo il video così, dai! Cosa significa realizzare un sogno? Vivo di sogni. Ma col tempo so anche che cosa c'è dietro una realizzazione di un sogno. Ci sono i sacrifici, ci sono i pianti, il sudore, la dedizione. I giorni che vorresti mollare tutto, le nottate e il lavoro. Ebbene sì, nulla si ottiene facilmente e non lo sappiamo bene. Ma di conseguenza, oltretutto, consapevoli che non bisogna mai mollare.